sfila il corteo dei No Global a Roma. Tensione e cariche della polizia, ma solo al Ministero dell'Economia dopo il lancio di bombe carta e il tentativo di assedio da parte di un gruppo di Black Bloc. Il no alla cultura dello scarto, l'idea di un'economia con al centro il valore dell'uomo. Questa l'economia secondo Papa Francesco, che oggi ha accolto in udienza Mario Draghi. La politica affronta l'interdizione dei pubblici uffici combinata oggi a Berlusconi con i partiti frammentati, ma intanto per gli italiani scatta la corsa verso la rata IMU per le seconde case. Lampedusa si svuota, nuovi trasferimenti verso la terraferma. Lunedì la commemorazione delle vittime ad Agrigento con alcune assenze e i piccoli comuni siciliani continuano a seppellire poveri resti. Cuori d'oro per gli ultimi della terra, premiati questa mattina a Brescia, religiosi e laici che donano tutti se stessi per aiutare chi soffre nella carne e nell'anima. Buonasera, buonasera e bentornati. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E allora, ancora una volta, come avete sentito dai nostri titoli, la nostra apertura è dedicata alla giornata di Papa Francesco. E questa mattina ha ricevuto in udienza Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, e i suoi familiari. Un incontro simbolico tra visioni dell'economia diverse. Nel corso della mattinata, padre Bergoglio ha ringraziato anche i mecenati dei Musei Vaticani. Allora, per saperne di più, noi ci spostiamo in Piazza San Pietro dal nostro Fabio Bolzetta. Già lo vediamo. A te, Fabio. Sì, Clara, buonasera a tutti. In 9 lingue differenti e destinato ad oltre 9 milioni di profili, Twitter è partito proprio da qui. Il messaggio dall'account di Papa Francesco, andiamolo subito a leggere insieme perché tornano espressioni come quella dello spogliarsi. In questo caso riferito delle tante cose che soffocano il nostro cuore. Seguire Gesù vuol dire metterlo al primo posto, spogliarci delle tante cose che soffocano il nostro cuore. Il contenuto del tweet di oggi, ma è stato un sabato di impegno per il pontefice. Il Papa infatti ha ricevuto il rappresentante di una delle istituzioni economico-finanziarie a livello internazionale più importanti al mondo. Parliamo della Banca Centrale Europea guidata da un italiano, da Mario Draghi, e proprio lui è stato ricevuto in udienza dal Papa insieme alla sua famiglia. Non sono stati diffusi i contenuti di questo incontro, ma certo è per noi l'occasione preziosa per tornare sulle parole del Papa Francesco, che ha voluto da subito una chiesa povera per i poveri, che però ha guardato anche ad un'economia internazionale che abbia rispetto delle persone, della dignità delle persone, di un'etica certo, ma anche di una giustizia sociale. Ripercorriamo le sue parole sul tema dell'economia con il nostro Nicola Ferrante. Il Papa dei poveri e l'amministratore del denaro, l'uno di fronte all'altro. Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, con la famiglia. Poche righe diffuse dalla sala stampa vaticana offrono lo spunto per rinfrescarsi la memoria sul pensiero del pontefice in tema di finanze. Così all'udienza del 5 giugno. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro. Il denaro, i soldi comandano. Così uomini e donne vengono sacrificati all'idolo del profitto e del consumo e la cultura dello scarto. Ma che cos'è, secondo Papa Francesco, questa cultura dello scarto? Per esempio, un abbassamento di 10 punti nelle borse di alcune città costituisce una tragedia. Quello che muore non è notizia, ma se abbassano 10 punti le borse è una tragedia. Poi a maggio il Papa, di fronte ai nuovi ambasciatori, spiegò ancora il rapporto distorto con i soldi. Abbiamo creati nuovi idoli. L'adorazione dell'antico vitello d'oro ha trovato una nuova e spietata immagine nel feticismo del denaro. In questi 220 giorni di governo il Santo Padre ha avviato la ristrutturazione dello IOR, invitando ad Assisi anche la Chiesa a spogliarsi della vanità e dell'orgoglio, figli del denaro. A Cagliari infine si è fatto vicino a chi ha perso il lavoro nella preghiera all'implorazione per una nuova economia. Gli idoli
vogliono rubarci la dignità. I sistemi ingiusti vogliono rubarci la speranza. Signore, non ci lasci soli. Ma il presidente della BCE, Mario Draghi, non è stato l'unico ad essere ricevuto oggi dal pontefice Papa Francesco. Infatti ha ricevuto in udienza e incontrato i Patrons of Arts. Si tratta di una istituzione benefica, una comunità internazionale che da 30 anni, si occupa infatti concretamente di sostenere i progetti di conservazione, di restauro delle opere preziosissime, davvero custodite all'interno dei musei vaticani. Preziosi soprattutto dal punto di vista ovviamente culturale e anche per il messaggio che rappresentano. E dal Papa è arrivato anche questa, che è stata di fatto una udienza di ringraziamento, parole importanti. In ogni epoca la Chiesa ha fatto appello alle arti per dare espressione alla bellezza della propria fede e per proclamare il messaggio evangelico. I Musei Vaticani, con la loro unica e ricca storia, ha proseguito il Papa, offrono ad innumerevoli pellegrini e visitatori che giungono a Roma la possibilità di incontrare questo messaggio mediante opere d'arte che danno testimonianza delle aspirazioni spirituali dell'umanità. Visitatori che il direttore dei Musei Vaticani Paolucci ha quantificato nel messaggio rivolto a Papa Francesco oggi, pensate, soltanto nel 2012 in ben 5 milioni di persone. Insomma, da Piazza San Pietro, in un sabato pomeriggio che appare in realtà come tanti, ma dove in verità è visibile un maggior presidio delle forze di sicurezza, per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, grazie a Fabio. Ma oggi è stata una giornata tesa a Roma per il corteo dei Noitav e dei gruppi antagonisti che ha attraversato la capitale nel pomeriggio. Timori per infiltrazioni di Black Bloc, 14 fermi preventivi, sequestri di lame e oggetti utilizzabili come armi. E poco fa i primi scontri davanti al Ministero delle Finanze e dell'Economia. Andiamo subito dal nostro Pierluigi Vito, che dovrebbe, anzi non c'è, in diretta. E allora io direi o di lanciare il pezzo di Plotti che ci dà conto delle ultime novità, o di andare avanti, come ritengo forse più opportuno, per affrontare l'altro tema del giorno, ovvero la politica, vero sì, Clara? Sì, infatti Massimiliano, veniamo proprio alla nostra pagina politica. L'esecutivo è ancora in fibrillazione, mentre è sempre vibrante la politica, la polemica in seno alla Scelta Civica e al Partito Democratico, i magistrati decidono la pena accessoria per Silvio Berlusconi. 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. Il nostro servizio. 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. Questa è la pena accessoria inflitta a Silvio Berlusconi dalla Corte d'Appello di Milano dopo che la Cassazione ne aveva chiesto il ricalcolo, confermando invece i 4 anni di reclusione, di cui 3 condonati per il caso dei fondi neri Mediaset. Già pronto un nuovo ricorso in Cassazione. La Suprema Corte potrebbe decidere definitivamente tra fine anno e inizio 2014, ma intanto il Senato dovrà votare sulla decadenza dell'ex premier. E così la vicenda giudiziaria di Berlusconi torna a far addensare nuvole nere sull'orizzonte del governo. Tutto il centrodestra si schiera a difesa del suo leader e, sebbene Alfano rassicuri Letta, la situazione potrebbe tornare a essere instabile. Una instabilità aumentata dalla spaccatura dentro Scelta Civica, dopo le dimissioni di Monti e dalle fibrillazioni nel Partito Democratico alle prese con le primarie per l'elezione del nuovo segretario. Se si aggiungono i malumori in tutti i partiti per la finanziaria, le dimissioni minacciate dal viceministro dell'economia e i sindacati pronti allo sciopero, il quadro non è rassicurante. Ma i problemi non aspettano. È necessario investire nella scuola, dice Banca Italia, mentre il presidente di Confindustria Squinzi implora: abbiamo bisogno di un governo autorevole, altrimenti il paese cade nel baratro. E allora cerchiamo ora di fare chiarezza sul comparto casa oberato di tasse. A dicembre scade la seconda rata IMU per immobili di pregio e seconde abitazioni. C'è qualche novità e l'arrivo poi a gennaio della nuova tassa, la Trise. Ci spiega tutto in una sorta di vademecum il nostro Giuseppe Caporaso.
Si paga sempre. Il pianeta casa è sempre al centro delle tasse. Entro il 16 dicembre si dovrà pagare l'IMU sulla seconda rata per gli immobili di pregio e seconde abitazioni. Difficile sapere quanto, visto che il costo del tributo è una vera incognita, perché i comuni hanno tempo fino al 30 novembre per delineare i bilanci preventivi per il 2014 con il varo delle tariffe per la raccolta dei rifiuti. I proprietari delle prime case per ora non dovranno pagare perché c'è la sospensione, ma la cancellazione piena avverrà solo dopo l'approvazione della legge di stabilità. Pagheranno sicuramente i proprietari di abitazioni di lusso con un'aliquota massima dello 0,6%. Tre sono i casi particolari in cui occorre però dare uno sguardo attento alle delibere del comune nelle prossime settimane per sapere se e quanto pagare. Si tratta degli appartamenti degli anziani ricoverati in case di riposo e non affittati, delle case dei residenti all'estero e, novità di quest'anno, delle abitazioni in comodato d'uso a un figlio o un genitore. Il comune ha infatti la facoltà di equiparare la casa all'abitazione principale e per gli appartamenti in comodato può anche stabilire paletti legati alla rendita catastale o al reddito dell'occupante. In ogni modo la tregua sui pagamenti di tasse al massimo sarà limitato, perché da gennaio tutti con la prima o seconda abitazione dovranno pagare la nuova tassa sulla casa, la TRISE, che contiene al suo interno imposte sui rifiuti e sui servizi comunali. Quattro le scadenze nell'anno, il 16 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e dicembre, e nessuno verrà escluso dai pagamenti. Ed intanto, purtroppo, per i pensionati arriva la stangata. Nel 2014 più tasse per chi ha lasciato il lavoro, lo rileva la CGA di Mestre, che sottolinea un aggravio fiscale oscillante tra i 74 e i 144 euro, mentre le famiglie con reddito medio-alti subiranno un maggior prelievo tra i 70 e i 357 euro. Il tutto a seguito dell'aumento dell'IVA e per effetto delle principali misure fiscali introdotte dalla legge di stabilità. Noi, Clara, adesso ci riproviamo a collegarci con il nostro Pierluigi Vito, che sta seguendo da vicino il corteo dei Notav e degli antagonisti in corso a Roma. Poco fa, lo dicevamo in apertura, i primi scontri davanti al Ministero delle Finanze, e tra poco il corteo dovrebbe giungere alla conclusione del percorso. È così, Pierluigi? Sì, Massimiliano, il corteo, la testa del corteo, buona parte anche, è arrivata a Porta Pia, dove era prevista la conclusione. Noi ora dove siamo? Noi siamo al Ministero dell'Economia, via 20 settembre, dove, lo ricordavi tu, sono scoppiati gli scontri tra gruppi antagonisti. Una ventina di ragazzi con maschere di Anonymous e caschi neri ha prima provocato, poi attaccato le forze dell'ordine, Guardia di Finanza schierata a difesa del Ministero, con lanci di sassi, bottiglie, poi petardi e bombe carta. Sono piano piano aumentati, ma non hanno a occhio e croce superato la cinquantina, sessantina di elementi. Sono seguite cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine, che le hanno respinti indietro. Alcuni sono riusciti a scappare e hanno anche incendiato dei cassonetti nella zona di via Salustiana, qui nei pressi, altri in via Boncompagni, e poi ancora verso Porta Pia si registrano episodi di vandalismo. Dicevamo, un attentato teppistico che ha rovinato un corteo di migliaia e migliaia di persone, purtroppo la solita storia, venute a Roma a manifestare, soprattutto per chiedere casa e reddito minimo. Tante le sigle presenti, dai Notav, i Nomus, i Nodal Molin, ma anche i rifugiati, i richiedenti asilo, tante altre categorie di persone che si sono dati appuntamento a Piazza San Giovanni per poi ripercorrere il centro di Roma verso Porta Pia. Perché questo percorso? Per passare vicino appunto al Ministero dell'Economia, alla Cassa Depositi e Prestiti, che è qui vicino, e poi il Ministero delle Infrastrutture, per creare questo stato di assedio contro i palazzi del potere. Ma sentiamo il racconto della giornata nel servizio di Federico Plotti. È partito con oltre un'ora di ritardo il tanto temuto corteo degli antagonisti, da Piazza San Giovanni fino a Porta Pia, lungo un percorso blindato. Oltre 4.000 gli uomini delle forze dell'ordine schierati, 30.000 manifestanti, secondo gli organizzatori. Alla testa del corteo i movimenti per il diritto all'abitazione, dietro di loro anche i Notav della Val di Susa. A preoccupare di più erano però i gruppi indipendenti, Black Bloc, professionisti della guerriglia urbana, come le persone 14 in tutto fermate dalla polizia tra ieri e oggi. Lungo il
percorso. La tensione è stata sempre alta, ma la situazione non è mai degenerata. Questo però solo fino all'arrivo di fronte al Ministero dell'Economia di via 20 Settembre, uno degli obiettivi dichiarati e nemmeno velatamente dai movimenti più facinorosi. Qui alcune persone incappucciate hanno prima lanciato delle bottiglie e poi alcune bombe carta contro i blindati della Guardia di Finanza schierati a protezione del dicastero. Alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme mentre il corteo proseguiva verso Porta Pia. Questa è la situazione fino a pochi minuti fa, ma il timore è quello di un'escalation negli ultimi momenti della manifestazione che dovrebbe terminare nel corso della serata. Sentite, probabilmente sono gli elicotteri che sono ancora sopra di noi, si registrano delle barricate con i cassonetti nei pressi di Porta Pia, atti di vandalismo anche in via Boncompagni, una vetrina di una banca Unicredit sfondata. Poi tra le altre cose di giornata va a segnalare anche momenti di tensione che si sono creati in via Napoleone III nei pressi di Termini, quando il corteo è passato nei pressi della sede romana di Casa Pound, del movimento di destra estremista. Ci sono state delle tensioni, lanci di bottiglie, poi subito bloccati dalla polizia che ha creato un cordone intorno alla zona e fatto defluire i partecipanti al corteo. 70.000 persone circa sono quelle che sono state contate dagli organizzatori, sicuramente una manifestazione imponente che finora pare essersi conclusa solo con qualche contuso. Per ora è tutto e vi restituisco la linea. Grazie Pierluigi, naturalmente, per il suo racconto puntuale. Noi intanto ci spostiamo in Sicilia. L'attesa per la commemorazione delle vittime del tragico naufragio di Lampedusa, prevista lunedì ad Agrigento, si mescola a qualche polemica. E di questo ci parla il nostro Luigi Ferraiuola. L'appuntamento con i funerali pubblici degli oltre 300 migranti morti in mare all'inizio del mese è per lunedì prossimo, nel molo turistico San Leone di Agrigento. Ma sarà una cerimonia vuota. Non ci saranno le bare delle vittime dei naufragi, né il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini a Roma per incontrare Napolitano. Intanto da alcuni giorni le vittime dei naufragi trovano casa nei camposanti dei piccoli comuni siciliani, grazie alla disponibilità di tanti primi cittadini. I riti funebri sono officiati da sacerdoti cattolici e da personalità di altre confessioni religiose, cercando di rispettare il credo di tutti i defunti in mare. Noi che comunque siamo qui sul luogo, noi che comunque con la nostra gente che si è mostrata profondamente sensibile a tutto quello che sta succedendo, siamo disponibili all'accoglienza e a facilitare in molti modi Il guarire, il processo di guarigione delle ferite profonde che vengono inferte a molti ragazzi, per esempio, molti sono minori, a donne, a bambini. Nel frattempo continuano i trasferimenti degli immigrati ancora presenti sull'isola nei centri di accoglienza e a Milano è stata organizzata per il 2 novembre una grande veglia di preghiera per i naufraghi defunti, accompagnata dalle musiche composte appositamente da Ennio Morricone, a cui sono invitati anche i parenti delle vittime che non potranno essere ad Agrigento. E andiamo a Milano per i funerali in piazza Beccaria di Lea Garofalo. In tanti stamani hanno voluto dare l'ultimo saluto alla collaboratrice di giustizia uccisa nel 2009 dall'ex convivente. Sentiamo. So che la mia vita non è mai stata niente, sono nata nella sfortuna e morirò nella sfortuna, ma ora ho una ragione per andare avanti ed è mia figlia Denise. Milano dona l'ultimo abbraccio a Lea Garofalo, le sue parole in un diario letto stamane nella cerimonia funebre in piazza Beccaria, fiori e bandiere gialle. Lea aveva deciso di testimoniare sulle faide interne alla sua famiglia e a quella dell'ex compagno Carlo Cosco. Per questo è stata assassinata dall'Ndrangheta nel capoluogo lombardo nel 2009. Oggi non basta parlare di verità, dobbiamo cercarla, ha affermato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. La verità è la giustizia di cui abbiamo bisogno, ha detto ricordando la figlia di Lea, da anni sotto protezione e che ha partecipato alle esequie della madre nascosta agli occhi del mondo. Per me è un giorno molto difficile, ha detto Denise rivolgendosi alla madre, ma la forza me la stai dando tu. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. E Denise che ci ha invitato a dire il nostro ciao a sua mamma e lei che ci invita. E 19ª edizione a Brescia del premio Cuore Amico, il riconoscimento all'opera silenziosa e vitale dei missionari. Sentiamo Maurizio Di Schino.
Avere pensato a me vuol dire aver pensato a tutte le persone che soffrono nella Repubblica Democratica del Congo. Piera Tortora è medico cuneese da 23 anni, missionaria laica, conosciuta come la donna della foresta. Nel premio Cuore Amico 2013 ripone le speranze del popolo entrato nella sua vita lungo le strade e tra le corsie del Policlinico Don Bosco di Lubumbashi. Io so fare solo il medico, altre cose non le so fare. E poi ho 20 figli, la più grande ha 17 anni, il più piccolo ha 3 anni. Presi tutti neonati nella spazzatura dove l'avevano buttati. Don Giorgio Nonni Faentino è arrivato a Brescia scendendo da una parrocchia in Perù a 3.400 metri sulla cordigliera delle Ande. 40 anni fa è partito come laico e lì ha capito che per lui era meglio fare il prete missionario. Con scuole professionali gratuite, un allevamento di mucche, l'oratorio delle Ande è l'unica speranza per un popolo povero e abbandonato. Aver scoperto che la vita va vissuta per spenderla, non per avere. E questa è stata la mia vita finora, che mi ha portato anche a essere prete. Testimoniare la speranza a timoresti in Asia è la ragione di vita della missionaria salesiana Sor Paola Battagliola, bresciana di origine. Con il popolo di Timor ha condiviso la sottomissione all'Indonesia e poi la guerra del 99 per l'indipendenza. Dobbiamo investire in Timor Est nella giovane donna. Ecco, abbiamo dei corsi di informatica, di segreteria, abbiamo creato una panetteria e lì sono le stesse giovani che dopo la scuola alberghiera continuano la loro ad acquisire delle professionalità. Nella cerimonia di consegna del premio Cuore Amico, Enrico Martinelli ha fatto memoria della sorella Afra, bresciana, missionaria laica. Dopo una violenta aggressione l'11 ottobre scorso è morta in Nigeria, per la quale ha donato 30 anni di missione. Noi, Clara, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e arrivederci.